Eccolo qui! Dal nulla segna un gol meraviglioso per il 2-0 del Monaco. Buonasera dall'Allianz Stadion di Vienna per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League 2021-22. In campo il Rapid e il Monaco. Che interviene può rimandare Salemakers, che ha tanto campo, corre il tridente giovane del Monaco, la porta Salemakers, guarda il Sharawi, lo serve! E bentornato Faraone, 4-1, il primo gol di Stefan El Sharawi, esulta così. Tierney, Kakuta, Delort a cercare, a trovare Pedersen, sponda ancora, Lecomte! E poi segna Kakuta. Destinata a continuare questa crisi. Monaco quindicesimo con 6 punti, 10 gol fatti, 10 gol subiti. Sono tantissimi quelli subiti. Siamo tra le, in realtà, sì, peggiori difese del campionato, lontanissimi dallo Strasburgo, addirittura che è in testa a 16 punti con il Paris. Fede, tu non devi mollare perché il Monaco deve volare, questo è unicorno giallo, bene così. Oggi sono carichissimo, ma non potrei essere altrimenti, quindi parto con il video. Tra 3, 2, 1... Ben Yedder! Vado a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera numero 23 con grande carica. Siamo in live sulla piattaforma Viola che vi lascio in descrizione e vi ringrazio per supportarmi lì sempre di più, quindi vi ricordo che siamo spesso live su quella piattaforma e seguitemi per rimanere sempre aggiornati anche su Instagram, perché vi faccio sapere appunto quando sono live, quando escono i video e tutto quanto. Ma dicevo, siamo molto carichi perché ci dobbiamo rialzare. Abbiamo concluso moggi lo scorso episodio perché effettivamente siamo stati demotivati al massimo da risultati non positivi, anche se poi è arrivata una vittoria nell'ultima gara sul campo dell'Angers. Vittoria importante per ridarci fiducia. Ora giochiamo contro il Ken, che è una squadra neopromossa, però non guardiamola la classifica, perché poi se la guardiamo la situazione è questa qui, quindi non positivissima. Volevo ringraziarvi anche per i tanti messaggi e consigli che ho letto sotto lo scorso episodio. Detto questo, signori, come sempre appunto vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo siete ancora, attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i contenuti. Andiamo però sul calendario mentre sto parlando alla Eminem velocissimo, proprio perché siamo carichi in questo nuovo episodio, perché ve lo presento. Ken, AZ in Europa League, dove invece siamo partiti molto bene, Lille e Nantes in mezzo, la pausa per le nazionali che ora vedrò se giocare o simulare. Vi faccio vedere, visto che me lo chiedete tanto, l'ho fatto vedere anche in live ai ragazzi della piattaforma Viola, quali sono le slide e la difficoltà, che è estrema. Slide sono queste qui, le ho già un po' risistemate per renderle realistiche, ma sono sempre a complicare la situazione. Utente e CPU, questo per mettere a tacere anche dei messaggi meno positivi che sono arrivati, ma dei quali insomma cerchiamo sempre di prendere il meglio. Partiamo dal Ken, partiamo con questo nuovo episodio e soprattutto forza Monaco, perché è arrivato, deve essere arrivato il momento di rialzarci. Buonasera dal Louis-II del Principato di Monaco, benvenuti all'ottava giornata della Ligue 1 21-22. Il Monaco ha il dovere morale e di classifica
di rialzarsi, di dare continuità alla vittoria con la quale abbiamo chiuso lo scorso episodio 2-0 sul campo dell'Angers. Ha il dovere però anche di pensare all'Europa League, dove invece siamo partiti bene, quindi un po' di turnover oggi c'è, perché come detto gli impegni sono effettivamente tanti. Andiamo dunque a leggere proprio le scelte del mister, mentre hanno il peggior attacco. Se riusciamo a prendere gol dal Ken, probabilmente segniamo un altro record imbarazzante di questo inizio di stagione. Così in campo il Monaco, c'è Le Comte tra i pali, la certezza, mentre dietro un po' di turnover e soprattutto sulle corsie Aguilar e Balotelli, con McTominay, Tchouaméni e McKennie a formare un centrocampo titolare, non l'attacco. 2 su 3 cambiano dentro Mayoral per dare continuità alla buona prestazione contro l'Angers, con El Shaarawy a sinistra. La titolarità invece è quella di Gelson, largo a destra, 4-3-3 anche per il Ken neopromosso. Questi gli uomini in campo. Centrocampo affidato a Onyangay, il capitano in maglia 6. Questo è il tridente. Cerchiamo di fare attenzione, perché quest'anno, almeno fino adesso, siamo stati gentili con tutti. Cominciamo a rispettarli sì, ma a temerli no. Dentro al campo è solo McTominay. Davanti Mayoral, tra le linee si muove Tchouaméni. La palla passa dal numero 8, che arriva anche in zona tiro. Guarda la porta, la cerca! Risposta corta e Mayoral si fa murare il destro. Poi si salva ancora il Ken, primo squillo del Monaco al 9° del primo tempo. Ancora Tchouaméni, si sta muovendo Gelson, si muove Mayoral. Tchouaméni con calma, guarda Mayoral. Torna dal fastidio di Minghe. E allora Tchouaméni si mette in proprio, va da solo, calcia in porta! Kastenmeier in angolo. E quindi McTominay. Va profondo Mayoral, la palla invece è per la corsa di Gelson, che può accendere il motorino. Prova ad accenderlo il numero 11 e lo fa. Si presenta in area di rigore defilatissimo, deve crossare, secondo palo El Shaarawy! Kastenmeier dice no al faraone. Parte Martins, verso Borca, l'ha sbagliato. Deminghe. Interviene McTominay, interviene sul pallone secondo l'arbitro. Dubbi, ma è meglio così. Quindi Tchouaméni, in mezzo Mayoral. Tchouaméni affonda, poi la mette per McTominay. L'ha presa Kastenmeier. È uno scherzo. 36, ancora 0-0 e non si sa come. Non si sa come. Perché tiri sul portiere? Perché tiri sul portiere? Parte Martins, Mayoral è ancora solo e Kastenmeier l'ha presa ancora. L'ha presa ancora. È incredibile. Ultimo angolo del primo tempo. Gelson col destro. Di testa Mayoral. Poi la palla è lì. E stavolta segna Ayer. Un parto. Il gol dell'1-0. Christopher Ayer mette dentro una rete pesantissima per il vantaggio del Monaco. McTominay non si fa superare. McKennie da Mayoral. Sponda. McTominay. A destra parte Gelson, il tocco è ancora in casa spagnola. Poi occhiata a sinistra dove c'è Touré, dentro il Shaarawy. La palla passa da McKennie, si apre il Ken. Mayoral! Eccolo qui! Dal nulla segna un gol meraviglioso per il 2-0 del Monaco. Il primo squillo di Borca è da attaccante vero dopo 2 mesi di sonno assoluto. Golasso di Mayoral! Golasso! Col piede debole peraltro, inserimento e mancino, gol meraviglioso, meraviglioso. Occhio che c'è una prateria per Salemakers a destra, l'ho visto Aguilar, palla sul belga, dentro Mayoral, sta arrivando pure Draxler, c'è il cross per Mayoral, 3-0, doppietta di Mayoral che ci ha preso gusto, grande inserimento, grande colpo di testa, partita chiusa. E finisce così, vince 3-0 il Monaco. Partita dominata, il Ken non ha mai calciato in porta e questo è un dato importantissimo, perché avevamo subito nelle prime 6 giornate 10 gol, che evidentemente erano tantissimi. Poi tra Angers e Ken, 2 partite con clean sheet, e questo è un altro tema importantissimo, 5 gol fatti, 0 subiti, ed è il modo migliore per iniziare questo nuovo episodio, oltre a sottolineare il gran lavoro di Borca Mayoral. Finalmente doppietta, assist a Dyer, senza dubbio lui il migliore in campo. Wadou, 4 gol nelle ultime 3 partite, ed è già un giocatore che conosciamo per essere sicuramente pericoloso. Sulle note dell'inno iniziale dell'Europa League
Stanno per fare l'ingresso in campo Monaco e AZ. Abbiamo esordito con vittoria sul campo della Rapid all'Allianz Stadium di Vienna nel primo turno. Ha esordito con vittoria anche la Z. E allora c'è l'esordio anche in casa per il Monaco di Federico Marconi, per dare continuità a quei primi 90 minuti contro una squadra che effettivamente in questo momento è in coda al girone, ma che proverà a redimere quella sconfitta nel match con il Midtjylland. Noi intanto godiamoci l'inno dell'Europa League. Tyer che lo fa tornare indietro da Uwejan, cross sul secondo palo per Stengs che riesce a staccare, non a trovare la porta. Adesso soffriamo il loro possesso. Klesson, Mitchell verticalmente su Boadu che fa 1-0. Proprio lui, l'uomo più atteso in casa AZ, ha trovato un corridoio per verticalizzare, ha battuto le Kont in uscita. Vantaggio AZ meritato per questo inizio di partita. Ma il possesso è sempre di un ottimo AZ in questo primo tempo. Klesson da Boadu, lo aspetta Badiashile, Boadu la porta, poi l'inserimento premiato ed è 2-0. 2-0, non so se è autogol di Ayer o gol del giocatore della AZ che è Klesson, che segna un meritato 2-0 per come stanno giocando loro. Palla ancora verticale per Amicio che passa, esce Le Comte, pallonetto, 3-0. 3-0. Da servire Ben Yedder, la palla arriva. Uno contro uno con Rodriguez, Ben Yedder segna il gol dell'1-3 al minuto 80. Mi ricorda qualcosa, ma è un ricordo lontano e ancora troppo opaco. Ancora Ayer verticale, Tchouaméni, sta riandando Ben Yedder nello spazio, riservito come prima, occhio a Ben Yedder che ha preso il tempo, va Ben Yedder, va Ben Yedder, calcia Ben Yedder sul fondo, calcia Ben Yedder sul fondo. Se una cosa è scritta non si può cambiare, naturalmente, non per questo la si accetta. Mitchell si apre la difesa della Monaco e farà 4-1. Va bene così. Va bene così. Va bene così. Ci vediamo al ritorno, AZ. Ci vediamo al ritorno. Il passo falso in Europa League brucia. Brucia tanto. Ma in campionato siamo in ripresa e dobbiamo dare continuità alle ultime due partite contro avversari non di livello, mentre oggi ne affrontiamo uno di livello. Al Mauroy c'è il Lille che ci ospita per la nona giornata di campionato. Un match decisamente importante per il Monaco. È una prova di maturità, è un capire a che livello siamo. Pie e poi qui Touré ancora su Sanchez che non ha cominciato bene la partita. Draxler guarda Ben Yedder, lo serve verticale, Wissam fa subito 1-0, 4 sul cronometro, ha segnato già il capitano per rispondere al match di Europa League. Avanti il Monaco in casa del Lille. Cheka trova Bradaric che ha seguito, occhio a Bradaric, può giocare dentro, secondo palo su Sanchez, guarda la porta, Renato Sanchez va sul mancino, non dobbiamo concederglielo, è bravo Touré a trovare Jonathan David. La porta, Koundé legge benissimo il tempo di entrata e toglie il pallone all'avversario, quindi Draxler può mandare il motorino a destra, si accende e punta la porta, corre Gelson di fronte al portiere, Martins! Contropiede perfetto del Monaco al minuto 65, 2-0 di Gelson, un gol che ci fa stare leggermente più tranquilli. Ancora Sanchez,
Poi palla verticale per Mitroglou, che la mette giù al limite, cerca il destro, chiuso, ma la palla diventa buona per Burak Yılmaz, anzi per Alario, che fa 2-1 all'89esimo, con molta fortuna qui Lille però. Perché c'eravamo chiusi, ma la palla è arrivata lo stesso all'interno dell'area, assist involontario di McKennie, e 2-1. E finisce qui! Con il possesso finale della Monaco per scacciare i fantasmi, 2-1 a casa del Lille. 2-1 che significa 3 punti pesanti per 3 vittorie di fila, nonostante il passo falso in Europa League. In campionato stiamo ricominciando a fare il Monaco. E adesso testa al Nantes dopo la pausa per tornare magari anche nella zona alta della classifica, una classifica che ovviamente vedremo alla fine dell'episodio per non distrarci troppo adesso. Però sono contento perché oggi abbiamo vinto in modo maturo, soffrendo perché abbiamo lasciato giocare il Lille, che per caratteristiche questo doveva fare, però abbiamo cambiato molte tattiche in corso, chi ha seguito la partita live lo ha anche visto, quindi 2-1 veramente molto pesante. A questo punto testa alla nazionale, che è il Belgio, prima sfida delle due di questa pausa, che è contro la Danimarca, direi di simulare la partita con questo 11. Ovviamente consigliatemi sempre qui in chat live e nei commenti su YouTube il modulo migliore per affrontare poi il mondiale con il Belgio, mentre occhio alla Danimarca che va in vantaggio col gol di Andersen. Occhio a Lukaku, bello il tocco centrale, però dobbiamo andare in porta. Bello, bellissimo, bellissimo il gol dell'1-1 di Tielemans al 27esimo. Vediamo se la mette De Bruyne. La mette De Bruyne. Fede, ma il delay, ah, è in ritardo? Ma è poco, intanto è arrivato il gol di De Bruyne. È arrivato il gol di De Bruyne, 3-1, bene così, bene così. 4-1 ancora De Bruyne, ragazzi, tripletta. Tripletta di De Bruyne, io ve l'ho detto che è devastante, eh. E finisce così, finisce 4-1, un gran bel Belgio. Un gran bel Belgio, fa molto ridere. Però vittoria importante, anche per la classifica. Simuleremo del tutto la seconda partita, però ero curioso di seguire un po' anche l'andamento del match. 4-0 Belgio, molto bene, molto bene. Quindi due partite vinte su due. Abbiamo capito da questa pausa per i nazionali che per vincere le partite basta non giocarle, non farle giocare a Federico Marconi. Simulandole si vince. Scherzi a parte, adesso dobbiamo chiudere con il sorriso l'episodio, anche se ormai quando lo dico porta male, quindi vabbè, ormai l'ho detto. 17 ottobre c'è il Nantes. Anche Salemakers che gliela porta via e può andare in contropiede della Belga. Attende rinforzi, scarica su Tchouaméni, a destra arriva pure Aguilar. Poi la tocca per Wenzelos, di prima, bella azione del Monaco, Tchouaméni in area, Mancino fuori. Azione pazzesca, conclusa malissimo però. Sta ripartendo Tchouaméni, Salemakers lo serve, dentro Wenzelos, ancora Salemakers, può andare. Vai il Belga, mette dentro Tchouaméni e questa volta pettina il pallone e lo mette sotto la traversa. 1-0 Monaco con il gol del numero 8. Cerca di servirlo adesso, Stefan si gira, può pensare alla porta, in buca invece un grande pallone per McTominay che spacca la porta, fa 2-0 nel segno dei centrocampisti. La sta vincendo il Monaco, primo gol con la maglia del Principato per l'ex United. Grande inserimento centrale e 2-0. McKennie gliela tocca, ma portiamo via questo pallone, ragazzi. Sì, perché c'è Tchouaméni. Contropiede Monaco, la porta Aurelian, non parte Wenzelos, adesso sì. E quindi il pallone interno per l'australiano che può andare, lo insegue Pagué in area, Wenzelos va in porta! Eccolo qui! Il primo gol con il Monaco, anche per Dylan Wenzelos. Benvenuto, benvenuto. Dopo Borja Mayoral, in questo episodio segna anche Wenzelos, questo non poteva veramente sbagliarlo. Lui che ha rischiato di segnare il primo gol col Monaco in rovesciata qualche settimana fa e qualche episodio fa, vi ricordo di seguire la serie e andarlo a recuperare. Qui un po' la Ben Yedder in contropiede con il mancino ad incrociare, fa 3-0. McTominay cerca e trova Wenzelos che vuole andare, a sinistra Draxler, taglia anche McKennie. Servito l'americano, riparte Wenzelos, palla invece a cercare Tchouaméni! È tutto buono, è 4-0, è doppietta per Aurelien Tchouaméni. Tutti, compreso me, si aspettavano il passaggio a Wenzelos. Invece McKennie ha fatto quello che ha voluto, ma stavolta lo ha fatto bene, scodellando per Tchouaméni.
che ha girato al volo. Guardate qui, Wenzelholz è solo a sinistra, McKennie preferisce invece il tocco per Tchouaméni, male il Nantes dietro, 4-0 Monaco. E finisce così, dopo 3 minuti di recupero, è 4-0 per il Monaco, 4 come le vittorie consecutive in campionato, come i gol che gli abbiamo fatto l'anno scorso in Coppa di Francia, quella volta segnò Pellegrini rovesciata, e la partita la ricordiamo soprattutto per quel discorso lì. Oggi la ricordiamo per i primi 2 gol di Tchouaméni, per il gol di Wenzelholz finalmente. E quindi bene, grande episodio, anche perché nelle ultime 4 vittorie, quindi queste 4 consecutive, abbiamo subito un solo gol, quello da Lille. Poi se contiamo abbiamo fatto 4 gol oggi, 2 contro il Lille e fanno 6, 3 a inizio episodio contro il Ken e fanno 9, e altri 2 per arrivare a 11 contro l'Angers di fine scorso episodio. In totale 11 gol fatti, 1 subito in 4 partite, le ultime 4 di campionato, togliendo l'Europa League dove purtroppo c'è stato un passo falso, ma è anche logico che sia così, perché il Monaco non può passare da così a così in un episodio. Significherebbe aver modificato le slide, cosa che non abbiamo fatto di recente, l'abbiamo fatto in passato e stiamo avendo dei frutti, ve li ho anche mostrati a inizio episodio. Questa la classifica con la quale ci salutiamo, finalmente siamo nella parte sinistra della classifica, nono posto, 15 punti, non ancora abbastanza, no, per sperare, però ne abbiamo per esempio 5 in meno del Lione, che è in zona Europa League, tra l'altro quarto posto che abbiamo raggiunto l'anno scorso in Ligue 1, Lione che affronteremo nel prossimo episodio, quindi ci divertiremo, ragazzi, ci vediamo in settimana con un altro episodio, ovviamente con altri video, con altre dirette su Twitch, vi ricordo di seguirmi, link in descrizione, seguitemi anche su Instagram e nulla, insomma, vi mando un bacione, never give up. Ah, se avete seguito il video fino a qua, commentatelo con hashtag Wenzelholz, perché ce l'ha fatta, ha segnato, dai, è così, ciao ragazzi, alla prossima!